Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Late Show. Late Show, ormai l'avrete capito, è questa trasmissione che parte dai social e approda in TV, che racconta un po' cosa avviene nel mondo della tecnologia. In questa puntata, peraltro, ci sono argomenti vari, dai pagamenti elettronici al commercio elettronico, a cosa è successo al mondo delle start-up e soprattutto cosa è successo a Las Vegas, dove sono andate le nostre start-up a mettersi in mostra. Cosa succede sul Wi-Fi, quindi le novità sul Wi-Fi e quello che è un po' accaduto in questo periodo, e non ultimo anche il mercato del retail, quindi cosa succede nel mondo del retail e quali sono le iniziative che stanno partendo in questa fase 2 e fase 3 che stiamo vivendo. Questa settimana peraltro sono protagonista di un evento che è andato subito esaurito, ma che riproporrò prossimamente, che è essere abilitatori. Cosa vuol dire essere abilitatori? Utilizzare la tecnologia per la trasformazione digitale. Ma non conta tanto la tecnologia nella trasformazione digitale quanto la strategia, quindi quanto noi siamo in grado di essere abilitatori di un cambiamento, no? E questa poi deve essere la cosa principale. I posti insomma erano parecchi, però sono andati in fumo, quindi vedremo di replicarla e magari dare un po' una priorità a chi segue il Late Tech Show. Chiedo comunque sempre di seguirci, condividere, farci domande, chiederci degli argomenti. Non sono ancora tante le puntate per questa stagione, ma vi invito comunque a contattarci, e vi ricordo anche l'edizione spagnola condotta da Michele Iurillo, che insomma sta crescendo, e quindi insomma grande soddisfazione. Poi insomma vedremo da qui in poi cosa nascerà. Abbiamo insomma altre idee da sviluppare, ma non perdiamoci in chiacchiere e voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Maria Teresa Minotti, che è la country leader di PayPal, per capire cosa sta succedendo in questo momento sulla piattaforma. Poi devo dire che abbiamo in questi ultimi mesi complessi, complicati da tutti i punti di vista, devo dire che sono state messe in atto una serie di iniziative per supportare sia appunto il business ma anche la community in generale, e non ultimo, perché penso che sia importante sottolinearlo, anche tutti quelli che sono i dipendenti dell'azienda. Quindi aiutare un po' a far fronte in maniera positiva ad una situazione complessa. Situazione complessa che insomma abbiamo visto si è dipanata in mille modi, in mille rivoli, no? Cioè non c'è stata una soluzione, e ovviamente voi che siete nel mercato dei pagamenti insomma avrete trovato qualche cosa da risistemare, perché insomma molti si sono avvicinati all'e-commerce, e quindi cosa avete combinato insomma? Appunto, come dici, la nostra piattaforma si è trovata diciamo di fronte a un po' una rivoluzione digitale, no? Faccio riferimento in particolare poi al mercato italiano, che è quello che osserviamo più da vicino, dove sono cambiate in poche settimane le abitudini di acquisto e le necessità di chi appunto doveva fare la spesa piuttosto che comprare qualsiasi cosa e non poteva accedere alla rete fisica dei negozi. Pertanto quindi l'online è diventata la soluzione, e quindi abbiamo osservato come in particolare alcune industrie abbiano visto un incremento della parte online veramente importante. Parliamo uno per tutti sul grocery. Quindi attraverso come PayPal ovviamente abbiamo sicuramente facilitato sotto molti punti di vista l'accesso a quello che poi è l'ultimo miglio del processo di acquisto e pagamento attraverso appunto la nostra piattaforma, che è semplice, sicura, perché sappiamo che uno degli scogli culturali che abbiamo in Italia per il pagamento online è la condivisione dei dati finanziari, il controllo di quanto si spende e come si spende. Quindi attraverso PayPal e quindi attraverso la sicurezza della nostra piattaforma tutto questo un po' sicuramente semplificato. Quindi sicuramente, ecco, se ci dobbiamo e dobbiamo voler portarci a casa qualcosa di positivo sicuramente da questa situazione che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, ecco, l'accelerazione nel pagamento digitale, nei pagamenti digitali è uno degli aspetti positivi. Che speriamo, ma io sono su questo sono molto ottimista, non si esaurirà adesso che il lockdown è finito, nel senso che continueremo a vedere una convivenza
forzata, ma anche secondo me non più di tanto, tra alternanza tra acquisti, esperienze di acquisto normali, standard al punto vendita e esperienze di acquisto online. Questo mi sono, insomma, un po' tutti stanno dicendo questa cosa. Sicuramente, insomma, sono tanti anni, no, che raccontiamo l'omnichannel, raccontiamo tutta una serie di cose, poi abbiamo fatto un balzo di tanti anni, no, verso il digitale. Mi è piaciuto molto un termine che avete usato voi nella presentazione alla stampa, che era il nuovo essenziale, no, the new essential. Che cosa racchiude questo slogan? Racchiude molto, nel senso che noi abbiamo lanciato una campagna che abbiamo poi condiviso con i nostri clienti, in cui abbiamo un po' sottolineato quello che è le esigenze della vita quotidiana, no? Dal fare la spesa, fare un acquisto online, pagare le bollette o pagare anche la pubblica amministrazione, e poterlo fare dal divano di casa, da casa, è sicuramente un'esperienza nuova per molti, non per tutti, ma per molti sì, sicuramente per le generazioni non più giovanissime. Quindi il focus è riuscire a rendere più semplici e meno sofisticate quelle che sono le azioni quotidiane, le azioni di tutti i giorni, ovviamente in relazione a quello che è l'aspetto dell'acquisto, e riuscire quindi a dare a tutti un'accessibilità nuova a queste esperienze. Di fatto poi la nostra piattaforma non è cambiata, è sempre la stessa, però proprio il blocco, la barriera culturale che menzionavo prima e che sappiamo in Italia essere molto, molto ben consolidata, si sta pian piano ovviamente sgretolando, e quindi questo ovviamente sicuramente accelera un avvicinamento a modalità di acquisto e di esperienza che sono diverse rispetto a prima. Sottolineo che il prima, quello che noi vedevamo come prima, quindi la normalità, una vita normale, eccetera, probabilmente non è detto che ritorni esattamente com'era, e quindi forse potremmo trovarci davanti a una nuova normalità in cui ovviamente poi quello che per noi era essenziale prima viene vissuto in maniera differente. L'ultima domanda era: cosa state facendo per le PMI? Insomma, niente di... Allora, abbiamo lanciato una nuova soluzione in 28 mercati, questo è successo molto recentemente, qualche settimana fa, che è il nostro QR code in app, quindi nell'app PayPal, sia per i consumatori che devono pagare, sia per i piccoli business, come li definiamo noi, casual seller, coloro che devono ricevere i pagamenti dall'app business PayPal, è possibile la generazione di un QR code che quindi, inquadrato da parte di chi deve pagare, consente appunto di effettuare il pagamento in maniera molto semplice, veloce e sicura, istantanea. Perché il QR code in app? Perché proprio per tornare a quello che era il punto sulla nuova normalità, adesso possiamo andare nei negozi, però ovviamente il pagamento in contante o toccando il POS sicuramente è una circostanza da evitare in questo momento, ancora di social distancing, di cautela, eccetera. Per cui attraverso il pagamento col QR code, sia per chi deve ricevere, quindi commercianti che fanno consegne a domicilio, liberi professionisti che vanno a fare un servizio di riparazione, eccetera, la possibilità, se non hanno un POS, di poter ricevere il pagamento in maniera immediata. Quindi un'opzione in più rispetto magari a quelle già esistenti sul mercato, per facilitare un po' un momento di ripartenza, ecco. E questo io trovo che siano tutte iniziative su cui dovremmo proprio abituarci, no? Cioè, abbiamo visto che dobbiamo andare incontro a queste cose. Allora, ho detto l'ultima domanda, però c'è sempre una in canna, e l'ultimissima è: quali sono i settori, al di là di quelli che si sono attivati adesso, che vedete, insomma, in prospettiva potrebbero migliorare molto utilizzando queste piattaforme? Allora, sicuramente appunto tutto l'ambito dell'SMB, quindi dello small and medium business. Ci sono tanti business che non vendevano online e si sono inventati in questi mesi un business online. Noi l'abbiamo visto proprio dai numeri, ed è stata una piccola rivoluzione
che ha fatto capire come la resilienza appunto di alcuni imprenditori. Quindi i settori sicuramente che abbiamo visto anche dai dati condivisi dal Politecnico stanno subendo un'accelerazione molto forte sono quello del food and grocery, quindi food delivery che già era partito in maniera molto accelerata gli ultimi anni, il grocery e l'enogastronomico. Questi sono settori che fanno parte delle essentials, soprattutto per quello che è le nostre abitudini, e quindi ovviamente la possibilità di accedervi attraverso canali diversi è sicuramente la nuova normalità. Va bene, allora grazie mille per il suo tempo e insomma... Meno male che alla fine ce l'abbiamo fatta, nonostante la piattaforma e la tecnologia ci sia avversa oggi. Grazie davvero. Siamo qui con Fabrizio Albergati, che in questo momento è direttore marketing di Tilt, però so che sta cercando di fare un altro salto, insomma, per poi raccontarcelo. Sei uno dei promotori di un'iniziativa bellissima che è portare le startup negli Stati Uniti, precisamente al CES di Las Vegas, e quindi partirei da lì. Insomma, cosa è accaduto a dicembre e cosa è accaduto poi da dicembre in poi per queste startup? Ma devo dire che è stato un percorso che ormai è consolidato, perché è stato il terzo anno e stiamo lanciando a brevissimo il bando per il quarto anno a CES. Non è solo CES, è tutto il processo di internazionalizzazione delle nostre giovani aziende di tecnologia. Non mi limito alle sole startup, perché il nostro obiettivo ovviamente non è solo quello di portare delle startup, ma di aiutare le giovani aziende di tecnologia ad avere visibilità da una parte e aiutarle ad avere magari un supporto appunto nel processo di internazionalizzazione. In questi anni avevamo identificato in CES e in IFA due dei possibili scenari, no? Dei teatri in cui portare queste startup. Purtroppo IFA quest'anno è stata fortemente ridimensionata e quindi penseremo al prossimo anno. Stiamo progettando anche tutta una serie di attività digitali per favorire fondamentalmente due grandi processi. Uno è appunto la possibilità delle startup di confrontarsi su un terreno che non sia solo locale. Il problema in realtà non è portare le startup a CES, tante volte farle uscire dalla loro regione, perché siamo esageratamente radicati nelle nostre aree di nascita e quindi facciamo fatica a muoverci. L'internazionalizzazione, il confrontarsi in inglese con utenti che vengono da tutto il mondo, investitori, perché poi lo sforzo è quello, no? A portare investor, portare potenziali partner di business a contatto con le startup, sicuramente fa crescere le startup indipendentemente poi dal fatto che negli Stati Uniti ci vadano meno con il loro prodotto che con le loro iniziative. E devo dire che in questi anni ormai sono più di 150 le startup che in tre anni abbiamo portato a CES. Abbiamo visto anche molte aziende che grazie anche a questo passaggio sono cresciute molte. Alcune hanno avuto anche dei bei successi e hanno incontrato investor o hanno incontrato partner industriali o hanno avuto una spinta per poter fare quel passo in più che magari rimanendo semplicemente nel loro piccolo orticello veniva un po' a mancare. E devo dire che una delle cose che a noi è piaciuta di più è la collaborazione con l'Italian Trade Agency. Stiamo veramente lavorando a strettissimo contatto anche per questo quarto anno. Oltretutto quest'anno avremo una superficie ancora più grande, saremo più avanti nello spazio di CS, quindi avere maggiore visibilità ovviamente è importante. Ci confrontiamo ad armi pari ormai con i grandi guru del CS, che sono i francesi, che sembrava quasi Franstech, non Eureka Park, la zona dedicata alle startup di CS. E abbiamo poi visto addirittura delle startup che hanno iniziato il percorso con noi e che sono finite nel main, no? Quindi la stessa Novia, che da sempre partecipa con noi in questa iniziativa, ha fatto il salto, quest'anno aveva un bellissimo booth che ha avuto oltretutto un grandissimo successo. Quest'anno per la prima volta abbiamo avuto anche Paola Pisano, il ministro della digitalizzazione, che è venuta a CES e quindi ci ha dato ulteriore supporto e visibilità. Oltretutto con il ministro Pisano stiamo lavorando anche per continuare a dare spinta appunto alle startup. E quindi devo dire
ad oggi un ottimo track record. Adesso ci hanno confermato che anche nel 2021 ci sarà un CES fisico, non vogliono modificare il format, capiremo come rendere ovviamente tutto il più safe possibile, stiamo già ragionando anche sulla possibilità di rendere più leggermente più isolati i singoli boot in modo da poter appunto garantire quella sicurezza che è necessaria. Abbiamo lanciato la prima call a tutte le startup che hanno già partecipato a CES, perché il nostro obiettivo è anche dare continuità al nostro sforzo. Non vogliamo che queste siano attività episodiche, tanto che Tilt, o quello che sarà la sua evoluzione, sta lavorando anche a tutta una serie di attività di tipo digitale che guardano proprio alla creazione di una community e al coinvolgimento in questa community di grandi aziende. Il concetto dell'open innovation, credo che questa emergenza Covid abbia evidenziato quanto possa essere importante. Poi sai che io lo cavalco da anni, quindi... Assolutamente, per noi è uno degli elementi critici. Abbiamo sempre tentato di collegare tutti coloro che sono interessati a giocare con noi, fammelo dire, perché poi la nostra è un'iniziativa non profit, noi non siamo incubatori, non siamo acceleratori, non entriamo nelle quote azionarie delle startup, lo facciamo proprio con il supporto del Ministero della Ricerca e in questa prima fase di una regione pilota che è il Friuli Venezia Giulia, che ci sta aiutando proprio a rendere questa iniziativa un'iniziativa di citizenship che voglia veramente aiutare le startup. E quindi devo dire la continuità, la possibilità di ingaggiare grandi aziende, la possibilità di dare visibilità a questi imprenditori che hanno bisogno di supporto sia dal punto di vista della formazione che della go to market che della visibilità, e ci sono un po' di progetti digitali molto divertenti che discuteremo. Insomma, ce ne racconterai sicuramente. Ma se invece pensiamo alla situazione, insomma, tu sei uno dei personaggi che insomma naviga nel mondo della tecnologia da tanti anni, no? Quindi cosa hai visto in questo periodo? Cosa che ti ha sorpreso piuttosto che deluso, piuttosto che insomma? Guarda, molto curioso, quindi. Allora, parto da un'analisi che penso abbiano fatto tutti coloro che mi hanno preceduto, ossia il gap digitale di cui soffre il nostro paese, penso sia emerso fortemente in questa circostanza. Gap che è tecnico, umano, di infrastrutture. E da una parte, devo dire, collaborando in maniera molto stretta in questo periodo con Area Science Park, a cui sto dando un supporto per la parte di comunicazione, mi sono reso conto che in passato forse abbiamo delegato un po' troppo ai vendor il compito di trasferire la tecnologia alle imprese. Io ricordo quando ero responsabile education europeo di Microsoft, e che c'erano progetti bellissimi di teledidattica, di didattica a distanza, e mai come in questo caso ci siamo resi conto che alcuni dei filmati, parliamo veramente del secolo scorso, ma di qualche anno indietro nel secolo scorso, che presentavamo come futuro, non sono ancora oggi implementati, nonostante la tecnologia sia disponibile. E quindi devo dire che ho visto con grande piacere alcune iniziative che il sistema Argo, che fa parte appunto di un processo di knowledge transfer tecnologico per le aziende, che è organizzato da MISE, MIR e Regione Friuli Venezia Giulia, una volta di più come regione pilota, ma stiamo già espandendolo in altre regioni, abbia portato delle cose veramente significative. Cito un'esperienza che è quella che viene definita dei fari tecnologici, cioè sono stati creati dei cluster per competenze che poi coinvolgevano le piccole e medie aziende del territorio con un'azione di knowledge transfer che era hands-on, cioè c'erano dei laboratori dove la gente andava, poteva mettere le mani sulla tecnologia, provarla davvero. È stato fatto un assessment a più di 500 aziende, di queste 500 aziende ne sono state selezionate 11 che faranno un po' da capofila per aiutare anche le altre strutture. Sono stati dati 11 borsisti, come vengono definiti, abbiamo selezionato 11 borse di studio, con ragazzi che avessero le competenze per aiutare le aziende ad implementare nuove tecnologie. Allora,
Questo processo per cui finalmente anche la Repubblica si muove a supporto nell'azione di knowledge transfer sulla tecnologia, con tecnologie attuali, perché poi in questo processo sono state coinvolte tante aziende di tecnologia del territorio, in modo proprio da creare un bridge tra chi può fare divulgazione, scienza e impresa. Ecco, il ruolo che Argo sta giocando è quello della E tra scienza e impresa. Cioè si lavora con i vendor, si lavora con le aziende di tecnologia per raccogliere quelle esperienze che poi possono essere trasferite alle aziende. E la grande differenza rispetto al passato è che non è il classico seminario di 2 ore che poi lascia il tempo che trova, ma si va proprio a mettere in azione la tecnologia. Uno dei progetti che è stato approvato e che vedrà la luce a breve coinvolge un grandissimo operatore della meccanica del Friuli Venezia Giulia, che non è Fincantieri, ma c'è un altro. Lo immaginavo. Con il quale realizzeremo dei laboratori proprio per trasferire le grandissime competenze di Industria 4.0 che ha questa impresa alle piccole e mezze imprese, proprio per creare anche una filiera, non solo ovviamente per le piccole aziende che collaborano con questo leader, ma anche per aiutare tutte le altre imprese del territorio ad acquisire quelle competenze che le rendano maggiormente competitive. E quindi queste sono le cose che mi hanno fatto piacere. Quello che mi ha fatto un po', se vuoi, riflettere è il fatto che alcuni problemi che sono storici rimangono tali e anche le ultime analisi che sono state fatte non li risolvono. L'ultimo miglio è uno dei problemi che credo sia più sottovalutato in assoluto da parte di tutte le analisi legate al digitale, perché belle le dorsali iperveloci, ma se poi passo attraverso una cabina in rame e mi faccio 2 chilometri in rame, il mio limite di velocità ci sarà sempre, non avrò mai una banda realmente veloce. La cosa mi ha fatto più arrabbiare l'ignoranza nell'osteggiare il 5G piuttosto che le nuove tecnologie. Lì veramente stendo un velo pietoso, perché credo che in questo momento di Covid-19 ne abbiamo viste di ogni, per cui è inutile neanche parlare più di quel tanto. Però credo che il 5G possa essere un grosso elemento di fill the gap verso appunto questo grave problema dell'ultimo miglio, e che tutto sommato si possano affrontare tematiche anche complesse come quelle della teledidattica, dello smart working, che alcuni confondono col telelavoro, che sono due cose diverse, no? Quello che è importante è che chi può giocare un ruolo di formazione e di supporto alle imprese in questo momento deve buttare veramente fuori il cuore oltre l'ostacolo, perché credo proprio che sia la formazione dei manager, che poi devono gestire le persone che lavorano in maniera differente oggi grazie a queste tecnologie che lo useranno in futuro, sia il modo in cui le persone utilizzano e fruttano la tecnologia sia una chiave per la ripartenza reale del paese, più di tante altre cose. Credo che se io penso che c'è gente che ancora oggi usa Excel come un tabulatore e poi usa la calcolatrice per fare i conti, ti dice molto di quanto ancora siamo lontani dalla capacità di sfruttamento degli strumenti che... Quello che è importante, secondo me, è anche che si racconti un pochino di più l'impatto reale della tecnologia, perché molti si fermano al PowerPoint del progetto. Questo è quello che io odio, cioè sembra che quando hai fatto PowerPoint la presentazione del progetto sia finito. No, quello è il punto di partenza, va implementato e poi bisognerebbe vedere che risultati porta. Io cito sempre, quando parlo di tecnologie e processi, l'arrivo di una nave in porto. Una volta una nave arrivava in porto e stava 40 giorni ad aspettare la quarantena, il fatto che ci fosse uno slot libero per scaricare le merci. Oggi, grazie a una tecnologia banale che si chiama radio ad alta radio, 20 giorni prima di arrivare in porto una nave sa già dove deve andare, che slot ha, grazie alla gestione dinamica del porto so che ho il mio slot, so che ho già i sistemi per la gestione del carico pronti, i camion addirittura sono già preallertati. Quindi,
Queste cose sono quelle che cambiano davvero la vita, cioè processi e tecnologie che si applicano poi alla vita reale e che cambiano il modo in cui la gente vive. E devo dire che c'è tanta tecnologia nuova che può aiutare. Ti faccio un altro esempio legato al porto di Trieste. Per il porto di Trieste è stato fatto uso un'espressione ormai un po' desueta, un sistema di supporto alle decisioni, un DSS, un vero e proprio DSS. Alla fine, big data, i dati sono tutti, leggiamo i dati, consolidiamoli, mettiamo insieme magari i dati che sono di consumi energetici, creazione di rifiuti e tante altre cose che conosciamo, perché già le conosciamo, delle imprese, scoprendo magari che i rifiuti di un'azienda sono oro per un'altra, piuttosto che non che la sovrapproduzione energetica di un determinato impianto produttivo può creare calore per alimentare o per appunto riscaldare X altre imprese. No? Questo tipo di tecnologie che oggi, grazie all'evoluzione che abbiamo avuto con appunto i sistemi di big data, con l'intelligenza artificiale, poti, chi più ne ha più ne metta, ci permettono di cambiare veramente il modo in cui addirittura pensiamo all'insediamento di un nuovo impianto produttivo. Che impatto ambientale ha? I dati d'ARPA, che tipo di consumo energetico posso avere? No? Dove vado a mettere questo impianto? In modo da poter massimizzare la parte economica e minimizzare magari l'impianto ambientale. Secondo me queste sono le cose che sto vedendo che fanno la differenza. Piano piano stanno facendo la differenza andandole a misurare, appunto andandole a vedere. Va bene, allora Fabrizio, sai che io potrei ascoltarti per ore, quindi però abbiamo un tempo qui, quindi ti ringrazio tantissimo per la chiacchierata e voltiamo pagina. Allora, sono qui con Alberto Corradini di Checkpoint, un po' per capire cosa sta facendo Checkpoint in questa fase, ma anche e soprattutto perché insomma, uscendo dalla fase 1, forse dalla fase 2, insomma, entrando in una fase un po' diversa, le aziende stanno iniziando a fare qualcosa, quindi Alberto, volevo un po' capire anche un po' il vostro punto di vista. Guarda, tanto per cominciare un certo tipo di attività insieme a loro. È un mondo del non food che invece da un giorno con l'altro si è fermato, sono rimasti 3 mesi fermi, chiusi i negozi, stanno ripartendo adesso con fatica, cercando di adeguarsi a quelle che sono le nuove normative e noi di conseguenza con loro ci siamo fermati e adesso stiamo cercando di ripartire. Come ripartire? Tu sai, noi lavoriamo nell'ambito della sicurezza e delle soluzioni per il retail. Abbiamo cercato di adeguarci a quelle che erano le esigenze dei nostri clienti. Quindi soluzioni software e hardware che li aiutassero a lavorare durante il Covid e a ripartire in questo momento. E abbiamo cercato di adeguarci anche a quelle che erano le esigenze. Quindi ad esempio adesso tutti sappiamo il contingentamento delle persone nei negozi era un problema. Lo rimarrà, perlomeno dovrà essere gestito. Abbiamo cercato di aiutare i nostri clienti a semplificare le operazioni di contingentamento, quindi utilizzando i nostri sensori, i nostri hardware storici di contapersone, adeguandoci non semplicemente a contare gli ingressi, ma ad esempio a verificare quante persone sono all'interno del punto vendita, chiaramente in tempo reale, quante nelle singole aree, perché ad esempio una cosa che abbiamo scoperto con i supermercati. Inizialmente si pensava devono entrare 100 persone al massimo nel punto vendita, ok, bene. Poi in quasi tutti i punti vendita l'ortofrutta è la prima area. Cosa succedeva? Che in realtà i clienti entravano ma si accalcavano tutti in ortofrutta e quindi il problema, diciamo, si portava dall'ingresso alla prima area del punto vendita. Allora anche qua capisci come andare magari a lavorare sulle singole aree del punto vendita, migliora la soluzione, comincia a lavorare integrandoti insieme a quelle app che gestiscono le code da remoto, quindi tutte queste attività per cercare di aiutare i nostri clienti a semplificare per loro, ma soprattutto per i clienti, l'attività di contingentamento. E devo dire che abbiamo ottenuto dei buoni risultati, delle ottime soluzioni, sia in Italia ma un po' in tutta Europa, perché poi anche quello che abbiamo visto, l'Italia è arrivata prima, ma poi tutti bene o male hanno, anche nel nostro mondo, hanno affrontato gli stessi problemi e cercato le stesse soluzioni. Quanta strategia c'è e quanta necessità che ha mosso le aziende? Nel senso che ho visto all'inizio c'è una rincorsa a prendere, per esempio, banalmente il termometro da puntarti addosso, mentre oggi qualcuno inizia a avere finalmente un termoscanner a distanza, no? Che è un pochino meno invasivo che
toglie un po' l'ansia, no? Quanto c'è stata di strategia o quanta necessità, insomma, di dover fare business? Allora, c'è stata inizialmente tanta necessità, anche perché onestamente non c'era chiarezza su quelli che fossero gli obblighi e invece quelli che fossero invece i consigliata per i retailer. Inizialmente tutti hanno cercato di fare il possibile per far entrare la gente nel punto vendita. Poi ricordiamoci che in parallelo c'è stato il problema dell'e-commerce, insomma, la gente è andata sull'e-commerce e un po' tutte le catene hanno fatto chi più chi meno fatica a stare dietro alle richieste del cliente, che fosse consegna a domicilio o che se fosse ritiro sul punto vendita. Quindi questo è andato ad accrescere un po' le complicazioni all'interno del punto vendita. Quindi sicuramente all'inizio si è cercato di fare il possibile per aprire. Adesso, che bene o male le idee sono chiare, anche se poi si rimane sempre col dubbio, ma è finita o a ottobre si ricomincia? E quindi anche qua le strategie si dividono tra quelli che pensano, meno male, abbiamo raggiunto un equilibrio, lavoriamo per sistemare e rendere ottimale l'esperienza d'acquisto oggi, e chi invece ci dice, sì, ma in realtà l'esperienza di acquisto oggi non so se sarà quella di ottobre, e quindi ragioniamo invece non su quella di oggi, ma su quella di ottobre. Quindi e qua c'è chi rimane, per tornare al tuo esempio del termometro, al termometro infrarossi, perché dice da qui a un mese la cosa va a sciamare, e chi invece pensa a soluzioni più complicate, perché dice, o più complesse per meglio dire, perché dice a ottobre non voglio ritrovarmi la situazione di 3 mesi fa. E quindi ci sono clienti che ci dicono, io voglio abbinare il termoscanner all'analisi dei flussi, per cui solo se il cliente non ha la febbre, solo se porta la mascherina e solo se all'interno del punto vendita nelle varie l'affluenza è corretta, ti permetto di entrare magari automaticamente aprendo il cancelletto o semplicemente con un semaforo visivo. Chi invece dice, io voglio la soluzione anche più low cost, perché da qui a 2 mesi la cosa è finita e gli investimenti li devo andare a fare da altre parti, perché comunque l'omnicanalità, che è più corretto chiamarla rispetto e-commerce, anche nel mondo del food diventerà sempre più un'esigenza, insomma. E quindi bisognerà poi lavorare, e qui rientrano altre tecnologie probabilmente per far diventare il punto vendita, anche quello del food, un vero punto vendita omnicanale. E non è, insomma, la scommessa è importante, perché un po' tutti devono lavorare tanto in Italia, ma non solo in Italia, direi un po' in tutta Europa la situazione è questa. E quindi anche qui pagamenti cashless o comunque in maniera totalmente autonoma, stiamo lavorando in questa direzione. L'RFID, che tu sai, dell'apparel è diventato, insomma, se non uno standard, comunque molto utilizzato, probabilmente si allargherà anche in altri settori, che sia il do it yourself, che sia il food, proprio per aiutare il lavoro, per ottimizzare gli stock, perché anche qua il problema degli stock del fresco nei punti vendita del food in questo periodo sono stati drammatici, insomma. Hanno lavorato tanto, ma hanno lavorato tanto con operation non ottimali. Quindi vediamo che c'è molto movimento in questo ambito, e pensiamo che dalle aziende che sanno investire in maniera corretta ci sia anche un ampio margine di miglioramento e di sviluppo in questa direzione. Quindi, da questo punto di vista siamo anche ottimisti per il futuro, insomma. Allora, avevo 2 domande e adesso inizio con la prima, poi magari vediamo, insomma, coi tempi. Okay. La prima domanda sicuramente è sulla parte di protezione alla fronte, no? Cioè, abbiamo capito oggi che diventa fondamentale. Per quanto riguarda la protezione alla fonte, noi da anni collaboriamo con moltissimi retailer per mettere l'etichetta antitaccheggio non sul punto vendita, ma in fase di produzione. E in questo momento storico, dove tanti business si sono fermati o hanno rallentato per evidenti motivi, noi su questo business invece siamo andati forse ancora meglio di prima, perché è emersa in maniera ancora più evidente il fatto che sul punto vendita le persone erano impegnate a fare altro, non avevano assolutamente tempo di proteggere i prodotti, in un periodo in cui però la confusione, forse la crisi, forse tante diverse questioni, come dire, hanno acceso ancora di più anche la lampada sui furti. Quindi il furto rimane un punto dolente all'interno dei negozi, meno disponibilità dei retailer a fare protezione in store, automaticamente la richiesta di protezione alla fonte diventa ancora più forte, con anche più problematiche, perché tu pensi, abbiamo lavorato con moltissimi vendor senza poter andare a trovarli, senza poter incontrarli, capire la problematica, analizzare il packaging, trovare la soluzione migliore. Quindi si è dovuto lavorare in un modo nuovo e sicuramente
in un business come questo specialmente più complicato, sperando di riuscire un pochino a ritornare alla normalità anche qua in futuro. Però anche la tecnologia, diciamo qua, ci aiuta. Se tu riesci a essere tecnologico da tutti i punti di vista, dalla relazione col cliente al modo in cui poi tu sviluppi il business, adesso hai trovato un vantaggio. Chi era rimasto un pochino più indietro, anche a livello proprio tecnologico e digitale, ha fatto ancora più fatica in questo momento. Sì, se vuoi, la mia idea poi è questa, no? Cioè siamo entrati, abbiamo fatto un salto di anni verso il digitale, per cui tutti ci siamo dotati di queste soluzioni per parlarci, poi magari ci perdiamo da altre parti, no? E quindi insomma c'è ancora tanto da fare, e devo dire che il livello di preparazione alla tecnologia è necessario, però poi non vedo discuterne all'interno, per esempio, degli stati generali, no? Che ci sono in questo momento, perché se l'economia passa anche dalla tecnologia non riesco a capire perché non sia protagonista, però polemica sterile. Invece passiamo al turismo, perché sennò parlo sempre io. Passiamo al turismo e vorrei un po' capire, insomma, perché avete ricevuto questo premio, quali sono i vostri plus? Guarda, il premio l'abbiamo ricevuto in Spagna, ma era un concorso internazionale e si rifà proprio alla soluzione che si chiama Smart Occupancy, che è nata per contingentare gli ingressi delle persone all'interno di un punto vendita, storicamente. Questo ancora prima che il Covid creasse questa necessità, e poi chiaramente è stata allargata a tutti gli ambiti. Quindi oggi in qualsiasi area, dagli hotel alle palestre, ai punti vendita, alle toilette dentro i centri commerciali o dentro gli aeroporti, c'è necessità di contingentare le persone affinché si possa mantenere il distanziamento sociale corretto. Questa soluzione è stata premiata proprio perché in maniera semplice e intuitiva, che poi come sempre il punto fondamentale qua, se tu riesci a dare una soluzione semplice che è l'utilizzatore finale e chi deve proporle ai clienti ne vede facilmente il vantaggio e l'utilità, ha successo. Una soluzione che in maniera semplice e intuitiva permetteva di gestire, e non invasiva, perché è un altro punto importante, senza essere invasiva permetteva di gestire gli ingressi all'interno di qualsiasi realtà. Ti dico, noi l'abbiamo installata in alberghi, chiaramente soprattutto magari in alberghi 5 stelle, in alberghi di lusso, dove questa necessità è ancora più marcata, alle palestre, ai centri commerciali, un po' in qualsiasi, alle mense, le mense delle aziende, le mense private, anche qua c'è necessità, molto spesso in combinazione con il termoscanner, perché c'è anche questa seconda esigenza, necessità di gestire in maniera semplice questo afflusso, che magari per 23 ore al giorno estremizzo non ha problemi, poi c'è l'ora di punta, per la mensa è ancora più evidente, dove se non sei in grado di gestire in maniera corretta questo afflusso hai un problema, liberando di costi poi le strutture, perché è facile avere una persona che comincia a dire tu sì, ok, fermati, aspetta che sento quanti ne sono usciti, ti faccio entrare, e a livello di servizio, a livello di costo, perché comunque la persona costa più e può fare attività sicuramente più alta, più valore aggiunto rispetto alla tecnologia, che in questi casi è proprio un supporto affinché poi le persone vadano dentro il punto vendita, dentro la mensa, dentro la palestra, a dare un servizio ai clienti. In questo periodo sicuramente anche entrare nei negozi, penso di abbigliamento banalmente, c'è un minimo di timore. Perché? Perché insomma c'è un problema di tutti i prodotti che sono esposti, che vanno disinfettati, provati, insomma tutto quanto. Alberto, avete una soluzione anche per quello o sbaglio? Anche qua un'altra problematica che hanno segnalato molti clienti, quello che dicevi tu, il fatto di gestire i capi che vengono provati all'interno dei camerini o i capi che vengono resi dai clienti, che sia con l'e-commerce o che sia realmente in store. Anche qua, pensando con alcuni nostri clienti, abbiamo cercato di capire quale potesse essere una soluzione semplice che aiutasse le persone di punto vendita a dedicarsi ad altro e non stare a perdere tempo a contare e mettere da parte. E applicando un tag RFID sui capi resi, in molti casi i tag RFID sono già presenti, e se, con un palmare possiamo mettere in quarantena i capi provati o resi, e poi questo in automatico riceverà un alert, non sono passate le 48 ore o quello che la legge o il retailer decide, prima che possano essere riesposti.
Va bene Alberto, allora grazie mille perché grazie, insomma, abbiamo toccato tanti, tanti, tanti argomenti e voltiamo pagina. Allora, siamo qui con Giovanni Cristi di AVM per capire un po' cosa è successo in questo periodo, no? No? Perché insomma, siamo rimasti chiusi in casa e abbiamo usato il wifi in tutti i modi, no? La rete in tutti i modi, quindi chi meglio di Giovanni può raccontarci proprio dall'esperienza dell'azienda cosa è successo. Ah, buongiorno Gigi e buongiorno a tutti. È successo quello che probabilmente non ci saremmo aspettati anche solo 6 mesi fa. C'è stata sicuramente un aumento della domanda, ma soprattutto una cambiata percezione del wifi nell'ambiente domestico, perché l'ambiente dove oggi ci troviamo magari a lavorare è completamente cambiato, è diventato lo stesso ambiente dove facciamo entertainment magari per la nostra famiglia o per noi stessi, è la stessa rete che abbiamo all'interno delle mura domestiche, non può essere più considerata una rete che assolva solo alle esigenze cosiddette consumer, ma anche a quelle professional o semi-professionali. No? E poi, sapete, con il lockdown ci siamo un po' tutti abituati a una smussatura degli angoli, no? Una smussatura, scusate, dei bordi, tra cosa è effettivamente, no? Dove finisce il lavoro e dove inizia poi la vita privata, un po' perché trovandoci chiusi dentro casa e obbligati in qualche modo a lavorare dentro casa, Le due realtà si sono compenetrate. Questa cosa ci ha avuto degli effetti in n aspetti della nostra vita, anche sulla componente tecnologica, anche su quella del wifi, no? Quindi probabilmente molti di noi hanno avuto meno problemi a ricaricare il telefono, in cui la batteria magari andava giù, però ci si è resi conto che magari, per esempio nel mio caso, la rete wifi che non performava particolarmente bene in alcune stanze diventava immediatamente un problema da superare. Il problema, perché poi quando non hai connessione in quel periodo è stato veramente drammatico. Siamo stati meno disponibili ad accettare questi compromessi, no? Anche se non hai connessione in questo periodo è come non averci l'acqua. È stata un'esperienza che ci ha veramente fatto capire forse quanto poi la connettività vada considerato un servizio universale, cioè un servizio ormai fondamentale, no? Per noi, come lo sono, dicevamo, altre commodity a cui siamo abituati costantemente. Ci sono stati dei passi avanti forti da parte della politica, da parte anche degli operatori nel rendere questa connettività più fruibile, più disponibile per tutti, però tutto questo è in qualche modo figlio della nostra esigenza, no? E del fatto che abbiamo preteso di più, abbiamo contato molto di più sulla nostra connettività. Il risultato è stato, questo non è un mistero, se si guardano i punti di interscambio del traffico in Italia, i principali, ad esempio come il Mix, il Namex, ma ce ne sono anche altri, Tomix e altri, sono i punti dove gli operatori di comunicazione si interconnettono e parlano con il resto del mondo di internet, no? Quindi dove arrivano, per capirci, proprio i tubi dove passano i pacchetti di informazioni che stanno sul nostro wifi. Beh, in questi punti di interconnessione il traffico ha cambiato completamente la sua forma, nel senso che oltre ad essere aumentato è cambiata la forma di distribuzione. Quindi una volta i picchi massimi di traffico, una volta diciamo 7-8 anni fa, i picchi massimi di traffico erano la sera, nel momento in cui utilizzavamo lo streaming domestico, no? Adesso in realtà c'è un flatting, praticamente una situazione abbastanza equidistribuita, no? Una normalizzazione. Sì, ho ospitato qualche operatore, no? Raccontava questo, che da un giorno con l'altro il traffico è raddoppiato e quindi quello che prima era il picco di sera è diventato il picco del pomeriggio e quindi... E quello è, no, un po' lo specchietto delle nostre abitudini, no? Cioè noi abbiamo ovviamente quel traffico dove passa? Passa sul wifi, quanto traffico genera? Se noi ci pensiamo, quanti apparati ci abbiamo collegati via cavo ormai a casa e quanti li utilizziamo via wireless? Credo che la stragrande maggioranza di noi possa affermare che, a meno di una scelta filosofica o personale, oggettivamente il 99% delle volte che ci connettiamo a internet lo facciamo in modalità wireless, no? E lo facciamo per guardare la TV, per lavorare, per magari per giocare, no? E quindi... E per studiare, perché poi... Per studiare, no? E che comunque fa parte, no, di tutta la piattaforma di streaming, quindi l'applicazione in tempo reale.
c'è stato proprio questo cambiamento, no? Ci siamo spostati verso un utilizzo più assiduo di internet e verso un'attenzione alle trasmissioni real time, no? Quindi questi pacchetti non solo hanno aumentato il volume di traffico scambiato a livello proprio globale, ma sono stati generati su dei canali prioritizzati, che sono quelli proprio del traffico in tempo reale. Per capirci, è la differenza che ci avremo quando trasportiamo dei passeggeri con un'automobile oppure li trasportiamo con un autobus, no? L'autobus arriva dopo ma porta molti più passeggeri, magari la macchina ne porta meno, però li porta più rapidamente. Questa è un po' la differenza che c'è tra il traffico che c'era prima e il traffico che c'è oggi, no? Cioè prima molto del traffico era generato dai programmi di file sharing all'interno della rete degli operatori, quindi traffico che veniva scaricato ma non necessariamente real time. Oggi praticamente tutto il traffico generato è real time, quindi noi non accettiamo di aspettare 10 secondi prima che il film su Netflix inizi. Ci sembra irragionevole fare una web conference vedendo una pixelization dell'interlocutore dall'altra parte. Pretendiamo molto di più dalla nostra linea, e ovviamente tutta questa cosa ha un nome e un cognome oggi, no? Nel senso che all'interno della nostra rete questa la struttura portante, no? Dicevamo di questo traffico di informazioni è il wifi. E è singolare, no? Per vederci dove siamo oggi e dove eravamo qualche anno fa. Una volta i modem router erano apparati relativamente semplici, nel senso che erano apparati destinati all'interfacciamento con la rete pubblica dell'operatore, tra la rete privata e la rete privata nostra e la rete pubblica dell'operatore. Oggi un modem router è una macchina di una complessità piuttosto evoluta. Noi stessi, per esempio, se guardo a noi, siamo un'azienda di circa 850 persone, in cui 450 fanno ricerca e sviluppo. Cioè la componente tecnologica del modem router è diventata estremamente specializzata, estremamente soggetta ad un susseguirsi di nuovi standard che in qualche modo sono poi legati alla domanda e all'utilizzo che facciamo del wifi. Oggi si parla molto di wifi mesh, si parla molto di wifi 6, è giusto che lo si faccia perché sono evoluzioni importanti che vedremo tra poco sul mercato. Dico tra poco perché teoricamente in particolare potrebbero esserci, sarebbe già disponibile, no? Però sapete che la tecnologia all'inizio ha uno scalino di costo, no? Perché non si raggiungono certi volumi, i costi sono diversi, quindi l'accessibilità a certe tecnologie è in qualche modo in una fase iniziale di lancio della tecnologia limitata a una fascia di utenti che noi definiamo di solito prosumers, comunque utenti che insomma ci tengono ad averci l'ultima tecnologia disponibile. Le tecnologie servono a questo, servono a dare dei punti di riferimento precisi in cui tu sai che con il Wi-Fi 6 ci avrai determinati benefit. E una delle scelte coraggiose della Wi-Fi Alliance, ma di tutte le entità che hanno collaborato alla standardizzazione Wi-Fi 6, è stata quella di non raccontare per la prima volta, non raccontare con la nuova tecnologia Wi-Fi promesse di quintali e quintali di gigabit in più disponibili, velocità da urlo, ma puntare su un punto di forza vero che è l'affidabilità della connettività. Cioè, chiudendoci a casa durante il lockdown, l'abbiamo capito quanto è importante la stabilità del modem, la qualità della rete Wi-Fi, la robustezza delle alle interferenze, perché ricordiamoci che come noi ci siamo chiusi dentro casa, anche tutti i nostri vicini nel palazzo sono chiusi dentro casa, quindi nell'etere la proliferazione di rete Wi-Fi e di traffico scambiato è stata moltiplicata e è cresciuta vertiginosamente. Il Wi-Fi 6 porta un beneficio significativo da questo punto di vista, cioè è vero che teoricamente ti dà della banda in più, ma non è questo il motivo vero per cui serve. Il motivo vero per cui serve è quello di servire nel modo migliore possibile il maggior numero di client disponibili, no? E questa cosa significa non solo migliorare la qualità, diciamo, dell'interferenza, quindi cos'è la performance della mia rete rispetto alla performance della tua rete magari adiacente alla mia, ma anche il modo in cui gestiamo i vari client connessi, perché se noi ci pensiamo qualche anno fa a casa probabilmente avevamo uno smartphone, forse una smart TV che era un po' più evoluto di noi, poco più un PC residuale, qualche tablet, no?
Nel futuro lo vediamo qual è la situazione, ormai frigoriferi con interfaccia Wi-Fi sono diventati... Sì, saremo totalmente connessi, qualsiasi oggetto sarà... C'è una parte del pletora, no, di device dentro casa connessi, e il Wi-Fi deve essere in grado di gestire questa orchestra di device. Il Wi-Fi 6 serve proprio a questo, serve a ottimizzare le prestazioni in ambienti dove ci sia una proliferazione spasmodica, mi viene quasi da dire, di client connessi. E non significa aumentare le emissioni wireless, questo è un altro aspetto importante, no? Cioè il Wi-Fi 6 si caratterizza anche per il fatto di essere una tecnologia che consente un miglior allocamento dei bit sulla banda, e quindi ci consente in linea teorica di trasmettere più dati con meno emissioni, e ci consente anche di risparmiare batteria, no? Per la prima volta c'è questo target wait time, che questa tecnica che utilizza, certo, utilizza lo standard per, no, diminuire, diciamo, il numero di beacon scambiati, quindi in poche parole, tradotto in parole povere, i nostri smartphone riusciranno a connettersi in Wi-Fi 6 e consumeranno un pochino meno di prima. Questo è un altro aspetto. Grazie mille Giovanni per la piacevole chiacchierata, e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata. Vi ricordo, insomma, i vari appuntamenti: giovedì con l'edizione spagnola e replica il venerdì, i podcast che trovate dal giovedì e venerdì su iTunes e Spotify, su tutti gli altri servizi. Vi chiedevamo, come sempre, di iscriverci, qualcuno sta iniziando a scriverci e proporre una serie di argomenti, e di seguirci, di condividere se vi è piaciuto, insomma, di farci sapere se state apprezzando quello che stiamo facendo oppure no. E niente, questa puntata 14 ormai è conclusa, ma non manca mai l'intervento di Gianluigi Buonanomi, che questa volta fa impazzire l'algoritmo di Facebook. Buonanotte. Ciao, sono Gianluigi Buonanomi, mi occupo di comunicazione digitale, corsi sull'uso consapevole della tecnologia, sull'uso appunto strategico dei social, LinkedIn in particolare. Mi capita anche di parlare molto molto spesso di Facebook, come poter trascurare un social che non piace per niente ai ragazzini, ma che comunque conta ancora 35 milioni di iscritti in Italia e 2 miliardi e mezzo di persone nel mondo. I criteri di targetizzazione di Facebook un po' ormai li conosciamo, nel senso che c'è questo modo di dire che se il formaggio è gratis solo nella trappola per topi, quindi se Facebook è gratis, come si dice, il prodotto sei tu. Ma cosa vuol dire che il prodotto sei tu? Che prende delle due informazioni e le usa per chi deve fare la appunto targetizzazione e fare comunicazione, praticamente avendo te come obiettivo e come target. Da questo punto di vista, quindi, ho fatto degli esperimenti, ho cercato in qualche modo di far impazzire l'algoritmo di Facebook mettendo dei like a caso per vedere che cosa diavolo succedeva. E da quel punto di vista lì, per me è cominciato mi sono fatto quattro risate, perché mi arrivavano delle sponsorizzazioni incredibili, io te le faccio vedere alcune. A un certo punto mi ha scambiato Facebook per un avvocato, uno studio di avvocati, e continuava a mandarmi queste sponsorizzate sugli avvocati, e io sinceramente di avvocato non ho fatto, due esami universitari nell'ambito del mio percorso di studi di diritto, quindi l'unica cosa che mi potrebbe interessare, ecco, questo è un po' un problema, ecco, qualcuno che mi faccia dei decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti, ecco, lì si limita la mia esperienza, diciamo, di relazione con l'avvocato. Non sono un avvocato, vorrei dirlo, signor Zuckerberg, sono Buonanomi, non sono un avvocato. Oppure addirittura mi ha scambiato per un capannone. A un certo punto mi ha scambiato per un capannone e mi proponeva della ventilazione industriale. Porca miseria, non mi piacciono neanche i ventilatori piccoli, figurati se mi metto a comprare un super ventilatore industriale. Quindi direi che anche questo sei andato un po' fuori scala. E poi a un certo punto mi propone l'epilazione maschile. Ecco, ma amici, ma mi avete visto? Sono 25 anni che non mi taglio la barba e secondo voi mi tolgo i peli dal petto, e non so da dove altro si possano togliere per un uomo, non lo voglio neanche sapere. Quindi no, l'epilazione prima, l'epilazione dopo. Ma invece una volta, forse addirittura, ha un po' esagerato, ma forse ci ha preso, perché mi ha scambiato per un bar
E lì ho capito forse che dovevo smettere di postare le foto dei bicchieri di birra, perché probabilmente durante l'estate in particolare c'erano tanti bicchieri di birra, non che mi ubriachi di birra, però fondamentalmente, essendo appassionato di birre artigianali, di birre IPA e tutto il resto, forse mi ha scambiato per un bar, quindi non funziona così tanto bene l'algoritmo di Facebook, ma in realtà è che io ho provato veramente a boicottare il sistema e devo dire che funziona. Quindi per chi vuole un po' di resistenza digitale e smettere di farsi targetizzare, far sapere a Facebook esattamente cosa fai, mettete dei like a caso, mettete ovunque e vedrete che l'algoritmo impazzisce e voi ne beneficerete.